Amaury Ribeiro, CT della Nazionale Femminile di Sitting Volley qui a Cesenatico per le finali del campionato italiano femminile che vede impegnate le migliori 6 squadre d'Italia. Quali sono le tue impressioni dopo questa prima giornata di gare? La impressione è buonissima perché sono avuto partite disputate e anche combattute, però vedremo adesso di seguito, adesso arriveranno le quarte di finale, così mi sa che alza anche il livello delle partite e così aspettiamo un buon lavoro delle ragazze, mostrando, facendo vedere quello che veramente sanno fare. La Federazione Italiana Pallavolo insieme al Comitato Olimpico sta investendo molto sul sitting volley, diciamo una disciplina in grado di coniugare l'aspetto sociale ma anche quello chiaramente sportivo, ma soprattutto permette a normodotati e non di giocare insieme. Sì, infatti qui in Italia troviamo veramente come sport inclusivo, soprattutto inclusivo, normodotati e disabili giocando insieme in campo. E io rafforzo questa cosa, che una volta stando seduti la disabilità non esiste, neanche normodotati sono diventati uguali a tutti quanti. E così è un sport troppo inclusivo e veramente è un buon lavoro che si fa qui dalla federazione per questo campionato italiano. Passando ora alla nazionale, nel 2022 la nazionale italiana vice campione d'Europa ha già vinto 2 tornei internazionali, ricordiamo i Paiolati Games e recentemente la National League. Come procede quindi la preparazione in vista anche dell'appuntamento clou del 2022, quindi i campionati mondiali? Sì, fa parte di questa preparazione per il campionato mondiale, che è il nostro obiettivo principale per quest'anno. E questi due interventi che abbiamo fatto, la nazionale è andata molto bene, molto benissimo, però sappiamo che la nazionale italiana c'è tanto da migliorare, c'è tante cose da fare, ci manca troppo un po' di esperienza, però questo stiamo indietro, con troppo lavoro su degli allenamenti e partecipazione su dei campionati importanti, certamente questa cosa ci arriverà. Arriverà un momento che la nostra nazionale potrà giocare uguale per uguale con tutte le squadre del mondo, e questo sono sicuro perché io conosco bene la nostra squadra e sono sicuro che questo a poco tempo ci succederà. Grazie mille.